Ciao e benvenuto nel mio canale. Io sono Chiara e sono un'insegnante di lingua e cultura italiana per stranieri. In questo video voglio raccontarti la leggenda del dente del gigante. È una leggenda della regione Valle d'Aosta. La montagna più alta d'Italia ed Europa è sicuramente il massiccio del Monte Bianco, alto 4.810 metri, e una delle vette più caratteristiche del ghiacciaio del Monte Bianco è il dente del gigante, chiamato così per la sua forma particolare che lo fa assomigliare, appunto, a un dente. La storia della nascita di questo monte è strettamente legata a quella del gigante Gargantua, una figura nata dall'immaginazione dello scrittore francese cinquecentesco François Rabelais e dalla sua parte interna, dove pare che siano segregati degli spiriti maligni che un tempo terrorizzavano gli abitanti della regione Valle d'Aosta. Quando il gigante Gargantua morì, disperse varie parti del suo corpo in giro per il mondo e fu proprio in quel momento che lanciò un suo dente verso la Valle d'Aosta. Questo si conficcò tra i ghiacci del Monte Bianco, prendendo proprio il nome di Dente del Gigante. La vetta, inoltre, racchiude in sé un'altra leggenda. Al suo interno, infatti, vi sono rinchiusi degli spiriti maligni che un tempo si divertivano a terrorizzare gli abitanti della regione. La popolazione, disperata, chiese aiuto a un mago venuto dal lontano Oriente. Il mago si incamminò verso la montagna e pronunciò una strana formula. Queste parole richiamarono gli spiriti che in quel momento sbucarono fuori da ogni angolo e cominciarono a volare tutto intorno, oscurando quasi completamente il cielo. Allora il mago proseguì verso la vetta e gli spiriti inconsapevoli lo seguirono. A causa della grande potenza scaturita dalla forza del mago, gli spiriti cedettero alla tentazione di entrare attraverso una porticina nella roccia. Quando anche l'ultimo spirito fu entrato, la porticina scomparve, lasciando i demoni bloccati all'interno della vetta. E da quel giorno le pareti della roccia resistono alla furia degli spiriti, che provano invano a liberarsi da quell'incantesimo. Se il video ti è piaciuto, metti un like. Inoltre, ti ricordo di iscriverti al mio canale, dove puoi trovare tanti video interessanti. Se vuoi studiare e parlare l'italiano online con me, visita il mio sito italianoconchiara.it e contattami con un'email per prenotare la tua prima lezione. A presto!